Medicina e chirurgia si fondono nell'andrologia, disciplina in espansione che mette al centro la salute dell'uomo, da sempre restio ad esporre le problematiche inerenti alla sfera sessuale e riproduttiva. E si sa che una delle principali patologie che colpiscono gli uomini riguarda la prostata. Un dibattito affrontato al congresso della sezione triveneta della Società Italiana di Andrologia che si è tenuto a Padova. Ci sono cinque cose che gli uomini dovrebbero sapere per la loro salute. In primis che l'andrologia è un segmento dell'urologia, perché spesso si fa confusione. Ma questo sicuramente è un concetto fondamentale, perché c'è spesso la tendenza a considerare l'urologo come una figura magari più attiva dal punto di vista chirurgico, mentre è l'andrologo che si occupa maggiormente del benessere sessuale. In realtà non è così, perché il sistema funziona solo se c'è un enorme sinergismo. Facciamo un esempio: si fanno spesso degli interventi per dei problemi alla prostata e questi interventi, in qualche caso, se sono massivi, possono avere un effetto anche sul benessere sessuale dei pazienti, determinando in molti casi, per esempio, dei deficit delle erezioni. Allora, non è che in quel momento la figura dell'urologo finisca il suo compito, perché è finito l'intervento chirurgico. E compare una figura completamente esterna, quella dell'andrologo che deve occuparsi della cosiddetta riabilitazione. Il tutto funziona se c'è un enorme sinergismo tra queste due aree, sinergismo che magari non è identificato da una sola persona che faccia tutto quanto, ma da un gruppo. Noi abbiamo una enorme fortuna, io in particolare ho l'enorme fortuna di dirigere un gruppo molto affiatato di professionisti che lavorano in maniera sinergica, in cui tutti questi aspetti e queste competenze, perché tali sono, vengono integrate e quindi in maniera molto armoniosa riescono a dare al paziente l'idea soprattutto di essere accompagnato nel suo percorso, un percorso che non finisce con l'intervento chirurgico, ma che continua e che perdura poi per tutta la vita. E secondo me questo è un concetto davvero importante e prezioso che deve essere trasmesso. Quanto gli uomini devono abbattere anche un po' il senso di imbarazzo, di vergogna, no? Un po' lo stigma, perché magari noi donne siamo più abituate a convivere o a fare un percorso di riabilitazione in caso di interventi. Invece, quanto gli uomini ancora devono liberarsi di questo stupido peso? Ma in effetti è un dato noto che la donna è sicuramente molto più brava di quanto non sia il maschietto. È più brava sia in termini di prevenzione, lo sappiamo, è molto più facile avviare una campagna di prevenzione del sesso femminile di quanto non lo sia per le patologie maschili. Ma è più brava perché ha più coraggio, questo sì, più coraggio nel rivolgersi direttamente allo specialista, più coraggio nel descrivere i propri disagi, che non sono solo malattie, ma molto spesso sono disagi. Se pensiamo all'ambito sessuale, è molto più semplice forse per le donne raccontarle di quanto non sia per gli uomini che si nascondono magari dietro all'immagine del falso mito dell'uomo macio e che in realtà ha molte più fragilità. Però è importante informare, capire e considerare che solo una corretta informazione da un lato e dall'altro la limpidezza di riferire i propri problemi ad uno specialista può aiutare a risolvere molto spesso in maniera davvero banale e semplice dei problemi che se invece non vengono rappresentati, non vengono descritti, non vengono confidati, possono diventare dei macigni che gravano sulla testa e sulla salute non solo del paziente maschio, ma molto spesso della coppia e della famiglia. Perché il percorso di riabilitazione è possibile, ci sono tante strade. Sono molte le strade e quello che attualmente possiamo offrire è non solo un percorso, ma anche la possibilità di ritagliare sul singolo paziente la miglior terapia possibile. Perché? Perché ogni paziente è diverso, ma anche le fasi della vita di ogni singolo paziente sono diverse. E quindi una terapia, un percorso riabilitativo in questo ambito, ma come in tutti gli ambiti della medicina, che si modifica anche per lo stesso paziente man mano che passano gli anni, ma magari man mano che le proprie condizioni fisiologiche cambiano con il passare del tempo. Cinque cose che gli uomini devono sapere, cose che devono sapere anche i giovani. Si parlava molto di vaccino per combattere l'HPV, non c'è più lo spauracchio dell'AIDS e questo un po' mollato il controllo, no, nell'attività sessuale, spesso si incorre in rischi che si possono banalmente evitare. Quali informazioni dare ai giovani?
Allora, le informazioni sono delle informazioni che hanno una veste pratica enorme. Oggi si è calcolato in Italia che il primo rapporto sessuale sia verso i 14-15 anni, quindi tutti noi che ovviamente lavoriamo con i giovani, ma insomma a tutti i livelli, la famiglia, la scuola, sappiamo che si arriva magari a questo momento così importante, no? Non sempre preparati, e in particolar modo soprattutto a proteggersi da quelle che possono essere delle malattie molto importanti, quali le malattie sessualmente trasmesse. Le donne, come in tutte le cose nella vita, sono molto più avanti rispetto a noi uomini, e quindi quello che noi dobbiamo sicuramente colmare è questo grosso gap anche di cultura e di informazione in termini di prevenzione. Credo che il primo messaggio importante è proprio dire che molti dei nostri giovani oggi hanno proprio nell'andrologo, nell'urologo, nel colui che segue appunto queste problematiche della sfera sessuale, delle malattie sessualmente trasmesse, la loro figura di riferimento per ricevere tutte le informazioni ed essere rassicurati in modo tale da poter vivere la loro sessualità con gioia, ma in maniera protetta e sicura. E questo è di un'enorme importanza, considerando che poi molte di queste malattie potrebbero avere anche un impatto importante sulla fertilità. E in un paese come il nostro, in cui i tassi di natalità sono in drammatica riduzione anno dopo anno, almeno con arrivare a una situazione di protezione di una cosa così importante come la fertilità maschile e poi femminile è un aspetto di fondamentale importanza. In un momento in cui i medici si cercano un po' come loro, prima facevate un riferimento agli specializzandi di questa materia, va bene la robotica ma c'è anche l'andrologia. Sì. Beh, l'andrologia in Italia è, lo dico sempre quando ne parlo anche ai miei giovani colleghi, una passione che si coltiva, non c'è una scuola di specialità, però appunto la fortuna per esempio di poter lavorare in centri importanti come la Clinica Urologica di Padova ti mette appunto di fronte spesso nelle visite ambulatoriali a quesiti che riguardano proprio l'andrologia, quindi bisogna arrivare preparati e saper dare delle risposte corrette in modo tale da indirizzare i pazienti e rassicurarli. In media le visite che noi abbiamo, il tempo di una visita in urologia a Padova è 15 minuti, quello che io ricordo sempre ai miei giovani colleghi: in 15 minuti un paziente, soprattutto un uomo, non fa neanche in tempo a raccontarti qualcosa e non ti accennerà mai a un problema della sua sfera sessuale. Richiede tempo, dedizione e cura, però è un tempo che in realtà non stai perdendo, ma stai guadagnando per ottenere poi un risultato adeguato in termini di soddisfazione del paziente, che ne esce consapevole di come funzionano i suoi genitali e di come deve accorgersi tempestivamente di quello che non va e come quindi intervenire. Abbiamo sentito che insomma non bisogna farsi condizionare da quelle che possono essere delle sintomatologie immediate dopo l'intervento, perché ci sono dei percorsi di riabilitazione che consistono in cosa? Sicuramente due aspetti fondamentali dell'intervento di prostatectomia radicale sono rappresentati da un lato dalla continenza e dall'altro dalla funzione erettile. L'intervento chirurgico porta a una perdita temporanea e talora persistente di entrambe le funzioni. Per quanto riguarda la continenza, abbiamo delle modalità sia da un punto di vista comportamentale che procedurale e chirurgico per una correzione. Da un punto di vista invece della perdita della funzione erettile, chiaramente fondamentale è il riabilitare, o un concetto nuovo, riabitare il pene in modo tale da recuperare il più precocemente possibile la funzione erettile. Questa si basa sull'ausilio di farmaci che sono ormai noti al pubblico, ma ci sono altre procedure come ad esempio l'utilizzo di vacuum device, l'iniezione intracavernosa di alcuni altri farmaci, oppure ancora l'impianto di protesi peniana, che sono delle valide alternative per poter recuperare una funzione sessuale normale dopo un intervento di prostatectomia radicale e quindi dare una qualità di vita ottimale al paziente anche dal punto di vista funzionale e non solo oncologico. Parlando appunto invece della diffusione della patologia oncologica, quali sono i dati e come fare prevenzione? Sicuramente il tumore prostatico, sappiamo, è il tumore più frequente nel sesso maschile. L'avvento del PSA, che è un esame del sangue che va a valutare la presenza di una sostanza specifica prodotta appunto dalle cellule prostatiche, ha portato a un notevole aumento del riscontro di malattia, ma esponendo anche il problema del riscontro di malattie che non sono clinicamente significative, cioè la presenza di un tumore
per il quale un intervento chirurgico immediato, un trattamento radiante immediato potrebbe esporre a un sovratrattamento, quindi esporre il paziente alle complicanze senza un reale vantaggio da un punto di vista della salute. Quindi fondamentale non è solo una diagnosi precoce nell'ambito del tumore prostatico, è una diagnosi precoce del tumore che sia clinicamente significativo, mentre il tumore non significativo può essere misconosciuto oppure nel momento in cui viene diagnosticato essere seguito semplicemente nel tempo senza avere un approccio eccessivamente aggressivo nei suoi confronti. E quindi per fare prevenzione il PSA? La prevenzione al momento attuale si basa esclusivamente sul PSA e sulla visita urologica, la visita urologica con esplorazione rettale che ci può permettere di identificare delle eventuali lesioni, dei noduli a livello della prostata, ma in questo caso già saremo di fronte a una malattia che è un po' più avanzata. L'identificazione del tumore con il PSA è sì un dato di screening, ma bisogna stare attenti appunto a identificare con precisione le malattie che sono significative.